Nome e cognome. Francesco Checchin. Valentina Checchin. Quando è arrivata al San Marco e che cosa insegna? Sono arrivato al San Marco 7 anni fa e attualmente insegno prestampa, fotografia e tecnologia grafica. Io sono arrivata al San Marco nel settembre del 2020, quindi quasi 2 anni fa, e insegno progettazione multimediale e tecnica e tecnologia della rappresentazione grafica. Che tipo di studente studentessa era? Non ero uno studente particolarmente secchione, anzi nelle materie teoriche non è che brillavo, ma nella parte laboratoriale, quindi nella prestampa, nel laboratorio, nella stampa, andavo mediamente bene perché mi piaceva quello che facevo. Diciamo che io sono stata una studentessa impegnativa, ho trovato la mia dimensione all'università. Ha sempre voluto insegnare? Non era la mia prima scelta a livello lavorativo, quindi no, non ho sempre pensato di insegnare. Non era proprio una mia scelta l'insegnamento, però le strade della vita mi hanno portato poi ad essere inserita nel mondo dell'insegnamento e devo dire che è un bel mondo. Se non avessi fatto l'insegnante, quale lavoro le sarebbe piaciuto fare? L'astronauta, no. Probabilmente il musicista, perché ho sempre visto i musicisti con un'aurea di importanza, oppure il giardiniere. Ok, non lo sapevo. E io invece, se non avessi fatto l'insegnante, mi sarebbe piaciuto viaggiare per lavoro. Ha un hobby? Ce ne parli. Ho un hobby che è la musica, cioè sono batterista, suono, e è il mio principale hobby. Poi sono molto appassionato di montagna e di camminate in montagna e ho una passione per tutto il mondo del bonsai. Allora, io ne ho un sacco di hobby. Il mio hobby principale è quello di fare l'architetto. Il secondo hobby è quello di sperimentare un sacco di cose, quindi cioè creare le cose, e quindi penso, progetto e creo con un sacco di cose, stoffa, pittura. In più vado in montagna, mi piace tanto sciare e fare anche sport, quindi. Un pregio e un difetto di suo fratello, sorella? Allora, un pregio è che è determinata e che ha una gran parlantina. Un difetto è che ha una gran parlantina. Ok, vado. E allora, un pregio è che è molto riflessivo, posato, pensa a tutte le possibili cose prima di fare un passo. E il difetto è quello che è tanto riservato alcune volte, oppure criptico. Ci racconti brevemente un simpatico aneddoto su suo fratello o su sua sorella? Allora, racconto un aneddoto che mi riguarda, cioè che è stato fatto a me. Spero di non fregarti la scena. Non ho ricordi di questa cosa, quindi è successa quando ero piccolo. Me l'ha raccontato appunto mia mamma, che un giorno è scesa dalle scale e mia sorella, per giocare a nascondino con me, che ero molto piccolo, mi ha coperto completamente di terriccio, quello terriccio universale, per nascondermi e per giocare a nascondino, insomma. Ecco, mi ha fregato la risposta. Sì, posso raccontarla dal mio punto di vista. Io me la ricordo bene, anche se avevo solo neanche 3 anni, ma mi avevano raccontato tutti che arrivava un fratello e non mi rubava la scena dell'unica bambina all'interno della famiglia,
ma semplicemente poteva giocare con me. E quando è arrivato a casa questo rovino che piangeva e mangiava e basta, mi sono chiesta come potevo io giocare con lui, e ho visto questo bel vaso di terra e l'ho ricoperto di terra. E mi ricordo la faccia di mia nonna e mia mamma quando hanno trovato Francesco, e che aveva terra perfino dentro al ciuccio. Come si vede tra 10 anni? Tra 10 anni mi vedo con qualche capello bianco in più, con probabilmente un secondo figlio, ma sempre qua a scuola. Io fra 10 anni non ho idea di come mi vedrò. Spero di essere nel posto che mi rende felice, con le persone che mi rendono felice. Può andare indietro nel tempo per vedere un concerto. Può scegliere tra Bob Marley, Michael Jackson e i Daft Punk. A quale concerto andrebbe? Sì, per forza scegliere. Probabilmente Bob Marley. Io Michael Jackson. Uno studente le regala una t-shirt su cui è scritto "Amo il Comic Sans". Come reagirebbe al regalo? È comunque un regalo, quindi apprezzatissimo, soprattutto se la scritta "Amo il Comic Sans" viene scritta con il Gotham o con il Montserrat. E io lo userei per andare a letto, magari rovescia. Qual è stato il fatto più strano a cui ha assistito al San Marco? Fatto più strano al San Marco? Il fatto più strano a San Marco mi è capitato qualche anno fa, dove ho dovuto girare il video di Natale dentro un'automobile, girando qua per il San Marco. No, io non ho un evento particolare, anche perché in questi 2 anni non è che ci sono state molte occasioni. E l'unica cosa è che ho vissuto stranamente tutto il San Marco rispetto alla mia esperienza scolastica, o comunque le esperienze scolastiche che ho avuto negli ultimi anni. Saluti in modo creativo i suoi studenti utilizzando nel contesto le seguenti parole: ISO, Pantone e Prospettiva. Saluto tutti i miei studenti, che alle volte sono un po' rumorosi perché hanno un ISO troppo alto. Gli auguro una prospettiva di esperienza molto molto lunga e spronante, e gli invito a vestirsi in maniera colorata, perché i colori e di conseguenza quindi le tinte Pantone accendono quella che è la persona, anche semplicemente con l'abbigliamento. Allora, prospetticamente, pantonati con ISO e ci vediamo domani. Chiusa. Okay. Posto.